Io non pensavo che il basket fosse davvero uno sport reale. Ieri ho scoperto che in realtà c'è pure la nazionale del basket, c'è pure l'Olimpia Basket di Milano. Un giorno io andrò a giocare all'Olimpia Basket. Mio amico Marco è un professionista di basket. Oggi ci insegnerà a giocare a basket. Dai bro, ok, ok. In Duomo adesso c'è tipo una specie di evento dove partecipano delle persone per giocare a basket. E io sto andando a partecipare là, fingendomi una stella egiziana del basket. Questi due ragazzi li ho incontrati ieri e mi hanno promesso che mi avrebbero portato la maglietta da basket. Michael Jordan è comunque Michael Jordan. Dai che ci entra. Dov'è che si gioca? Fate spazio un attimo ai professionisti. Grazie, grazie. Al tuo amico che ti riprende? Vuoi mandare un saluto? Ringrazio tantissimo la squadra di Quarto Giaro che mi ha permesso di venire qua oggi. Un saluto ai ragazzi di Quarto Giaro. Grande Quarto Giaro, eccoli! Non ce la faccio più. C'è qualcuno che ha già vinto la maglietta? Ancora nessuno. Dai, 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 dai! È andata! Bro, prendi la 4XL per me. Posso chiederle un tramezzino al formaggio? Magari mi hai fatto qualche scherzetto che non so manco mangiare. Pensavo fosse gratis i panini, ma non sono gratis. Qua possiamo iscriverci per andare a vedere gli europei. Non possiamo iscriverci per fare anche solo il raccattapalle. Neanche asciugare il campo con i vestiti o qualcosa. Posso partecipare io? Grazie. E ci sei prima noi, caro? Prima. Sì, eravamo già. Ma io ero là fuori ad aspettare al Salamini. Vabbè, non c'è problema, vada a prendere. Ho la stessa ansia di quando andavo in prima elementare. Ti facciamo una domanda sull'Unione Europea per vincere uno dei gadget. Ma legalmente? 16. Sei formato? Ho superato la terza media con 60 tipo. Chi è Ursula von der Leyen? Ursula von der Leyen nella Commissione Europea. Quella di Rete 5, Ursula. Nella Commissione Europea. Barbara, no? No, non è Barbara d'Urso. Abbiamo cappellino, la borsa, la manina, caricatore portatile, braccio elettrico. Fai un mix di tutto in uno zaino. La cosa più costosa che magari potrei rivendere. Aiutiamolo, aiutiamo. Belgio. Sarà di qua. Paesi bassi. Paese. Bah, quello di nani, bro. 1, 2, 3, 4, 5. Germania. Eccolo! Li ha detti tutti. No, li ha detti tutti, li ha detti tutti. No, ti giuro che li ha detti tutti. Ho qua Wikipedia, li ha detti tutti. Chi è questo Datome? È Gigi Datome lui. Cioè, aspettiamo che facciamo la foto con Gallinari. Posso fare la foto con Gallinari? Gallinari. Chi è? Undertaker? Ah, quello! Facciamo la foto con Gigi Datome. È bassotto, eh. Io me l'aspettavo una bestia enorme, invece è bassino. A chi devo dare le basi? Hai pure mia mamma me lo dice sempre. Giochiamo contro gli under 12 che voglio vincere. Qua vi do le basi qua, eh. Io da piccolo giocavo nell'Accademia Inter del basket. Quasi, quasi. Noi siamo lì in Azzurra, ragazzi. No? Appena arrivati in metà campo dovete buttare, cioè proprio nell'aria buttare. Corri in mezzo. Pensavo fosse con noi. Mezzo, in mezzo, in mezzo. Oh. Cazzo. Non passi, bro, non passi, non passi. Se hai le palle tira. Non tirare, non tirare. Tiro io. Oh, cazzo, bro, buttati. Bro, salta. Angolo, angolo, vatti in angolo. In mezzo, mi vedi? Devi tagliare in mezzo. Bro, devi tagliare in mezzo, fra, dai. Taglia in mezzo là. Oh, fallo però, eh. Fallo, fallo, fallo. Oh, allora io sono in debito di una maglietta. Vabbè, io le vado. Non esce, che cazzo è? Allora siamo pronti. Spaccato. Grandi ospiti. Sotto l'ascella, l'altra, bro. L'altra. Vai. Ho schiacciato 6 volte lì. Sono tutti scarsi a basket. Posso salire a provare la macchina? Non è per il mio fisico. Ad occhi chiusi faccio canestro. No, no. Comunque hai fatto qualche errore prima. Prendi l'obiettivo, poi tiro. Ok. C'hai ragione, grazie di consiglio. Diciamo che c'è il mio migliore amico Gianluca Gazzor. Si chiama Matteo Soragna, famoso. Matteo, sono un tuo grandissimo fan. Grazie mille per quello che hai fatto per l'Italia, per tutta questa situazione qua. Va su Instagram, facciamo 27 like. Ho presente chi sei, davvero. Ma lo conosco, l'ho visto giocare contro il Quarto Giaro una volta SRL. L'unica nazionale italiana che esiste è quella del calcio. Io quando giocavo nel basket di Quarto Giaro, lì si sparavano quando non cercareva qualcosa. Guarda, io a Quarto Giaro ci ho giocato una delle partite più epiche. Ma perché sparavano quando segnavate? Eurobasket. Che ti sta piacendo. Sì! Oh, chi?
King, c'è anche il King. La King. No, Gianluca. Get in the game! Gli faccio la guardia da corda. Veloce, veloce, Tommaso, Tommaso. Sentati al mio vlog, perché magari non ti conosco. Kevin Durash. Tommaso, se dopo questa roba qui non mi dai i miei 20 euro giornalieri, io mi incazzo. Sotto il central pubblico c'era un promettente atleta. Signore e signori, 3 metri di altezza. King! Grazie tantissimo Tommaso, mi hai fatto credere nel basket. Adesso hanno ricopiato pure gli europei, no? Per far vincere l'Italia come l'anno scorso a calcio. Viva il basket e la Serie A sempre. Raga, quante persone ci sono, sono felice, vai. Vai, ciao, per te. Prima volta in tutta la mia vita che devo mettere per forza il cappuccio, tipo camuffarmi, se no non riesco ad arrivare a casa. È la prima volta che provo questa sensazione qui, vi ringrazio tantissimo, vi voglio bene.